7 novembre, la salita a Machu Picchu. Non so se sono venuto in Perù per vedere Machu Picchu, ma di una cosa sono sicuro, non sarei ripartito senza esserci stato. Il viaggio per le rovine sarà in due tappe, con il treno da Ollantaytambo ad Aguascaliente, con il bus da lì fino alla vecchia montagna. Questa è la traduzione di Machu Picchu nella lingua Kwekwe. La visita alle rovine è contingentata. Ogni passaggio è scandito da una precisa tempistica. Il flusso turistico verso il pueblo è di oltre 2000 persone ogni giorno, nonostante il complesso avvicinamento. Mi sveglio, ormai assuefatto al rumoroso scrosciare del torrente, preparo un bagaglio leggero e sotto un cielo grigio mi dirigo verso la stazione di Ollantaytambo. Il piccolo treno della Peru Rail Expedition Service parte alle 8. La ferrovia corre lungo il rio Urubamba, che impetuoso e ribollente alimenta a valle le dighe della idroelettrica. Dire costeggiare è riduttivo. Il piccolo mezzo in alcuni punti passa verticale sul fiume, lo lambisce, sembra scalfire la dura roccia della montagna per infilarsi poi deciso nella foresta nebulare. Gli alberi intorno sono uno spettacolo, prendono umidità dalle nubi. Barbosi licheni scendono dai rami. I fiori di piante parassiti decorano i tronchi in una esplosione di umida vita. Finalmente arrivo alla stazione di Aguascaliente. Con calma mi incammino verso l'hotel. Visiterò il sito con la seconda ondata di turisti. Non potendo rientrare, stasera dormirò qui e pertanto vado a lasciare il poco bagaglio che ho con me. Il piccolo paese è una base logistica per i visitatori, strapieno di gente in attesa del turno per la salita al Picchu. I negozi pieni di ogni possibile chincaglieria cercano di attirare i clienti come carta moschicida. Di fronte ad ognuno i butta dentro ti tirano per la giacca. Mi devo divincolare per farmi largo e guadagnare la stazione dei pullman. L'oliata macchina che alimenta il sito sembra non avere sosta. Un pullman dopo l'altro si infila su per i terrosi tornanti. Le ruote saltellano, grattano, si arrampicano sul fianco della ripida montagna fino al piazzale d'ingresso che brulica di gente. Fuori diluvia, chiuso nella giacca, isolato dal mondo, percorro un lastricato sentiero. Sembra condurre tra le nubi. Cammino in una vaporosa nebbia. Grosse gocce battono ritmiche sulla testa della cerata. L'inizio non è dei più promettenti, ma con fede mi arrampico lungo la via del sole, che ripida sale verso la cima delle imponenti montagne coperte di neve. D'un tratto il vento sembra invertire la direzione. Sulla cordigliera si apre uno squarcio. Come per un soffio o un ordine reale, Pacutec ci apre il cuore della sua splendida dimora. In basso, illuminata da un pallido sole, le imponenti rovine di Machu Picchu sembrano evaporare. Da lontano l'opera appare imponente. Su un lato il pueblo, dall'altro i terrazzamenti dove si coltivava il mais. Il luogo è incredibile. Le difficoltà tecniche per costruire qui sono elevatissime. Il dilavamento continuo della pioggia, la faglia che divide la montagna, i frequenti terremoti, ma gli Inca hanno superato ogni ostacolo. Le pietre da costruzione sono di durissimo granito, così levigate da non aver bisogno di malta. È difficile immaginare come potessero scolpirle con utensili di bronzo e levigarle con la sabbia abrasiva fino a formare dei perfetti incastri praticamente senza commettiture. Ma tant'è. È quasi un postulato di fede. Questa particolare tecnica costruttiva permetteva alle pietre di rimbalzare a ogni terremoto, senza creare particolari scompensi all'edificio. Le opere idrauliche realizzate sono imponenti, canali aperti e drenaggi profondi ricoprono tutto il territorio. Gli Inca amavano vivere tra le nuvole ed ogni città aveva la sua piramide. Qui, sulla sommità, è posta l'Intihuatana, una particolare pietra scolpita con cui i sacerdoti predicevano il solstizio d'inverno. Il luogo sembra trasmettere un'energia positiva, forse data dalle enormi dirupo su cui poggio i piedi, con la montagna che precipita quasi in verticale per più di 400 metri. Sembra darti la sensazione di poter spiccare il volo. Il rio Urubamba con il piccolo treno visto da quassù sembra un giocattolo.
posto lì dall'abile operato di un modellista. Non sono un professore di storia, non riesco a descrivere i particolari con dotte parole, ma il cuore mi batte, il respiro mi manca, tutto quello che ho letto emerge. Il Tempio del Sole, dove la leggenda vuole fosse custodito il corpo di Pakhatuk fino all'invasione degli spagnoli. La piazza sacra con il tempio delle Tres Ventanas, le tre finestre. La casa del sacerdote e il tempio principale. La residenza reale con il caravanserraglio per il lama e la terrazza con vista sul Tempio del Sole. La Cloasi o casa delle donne scelte dedicate al servizio religioso. Mi sono sicuramente dimenticato decine di edifici altrettanto importanti. Cerco di immaginare la vita tra questi antichi sassi, quanta fatica doveva costare ogni gesto, coltivare, cacciare, conservare. Gli Inca erano maestri nell'essiccale, alternando l'esposizione al sole e poi al gelo notturno delle carni. Per quanto possa sembrare strano, vista la grande abilità nel lavorare l'oro, davano più valore alle piume degli uccelli rari, divenute simbolo del potere imperiale. Mi perdo, immerso nei miei pensieri, tra le splendide rovine. Scatto foto per fermare momenti. La mente vorrebbe trattenere ogni istante. Passo dopo passo, le ore concesse per la visita sono trascorse. Dobbiamo andare via. Il contapassi alla fine della giornata segna 12 km, fatti di piccoli incerti passetti, a inerpicarsi tra scale, gradoni, sentieri di terra battuta, a sfiorare le enormi pietre di duro granito che perfette si baciano. Rimango in silenzio, seduto nel pullman, che mi riporta a valle, tra compagni questa splendida avventura. Quasi avessi finito le parole. Gli studiosi non hanno ancora capito se questo splendido luogo era una semplice dimora del re, una città di commercio o un unico tempio. Certo, non sarò io a svelare il mistero. Posso solo dire che ho viaggiato con animo leggero, annichilito dalla bellezza dei luoghi. A domani. Slightly growing.